Ciao a tutti ragazzi, ben ritornati sul mio canale, sono Devil. Ora oggi sono qua su Forza Motorsport 5 e faremo un video così random, tanto per fare due chiacchiere. Allora, è un po' che sinceramente non faccio video, perché fare video è una cosa impegnativa, cioè nel senso come posso dire, ci vogliono delle idee per qualcosa che possa piacere a voi e soprattutto anche a me, perché se a priori non piace a me, che lo faccio scazzato, non penso come possa piacere a voi, soprattutto, ecco. Quindi su Forza 5 mi piace molto, mi è sempre piaciuto, ci gioco già dai tempi di Forza 2, quindi l'unico che non ho giocato è Forza Horizon, ma penso che prenderò l'Horizon 2 che è stato annunciato alle 3. Poi vabbè, i giochi che io ho, Titanfall, Watch Dog, però Watch Dog è veramente una delusione. Non entriamo nel dettaglio perché comunque è un GTA 5 uscito assolutamente male. Poi da poco ho acquistato l'HDPVR Rocket per poter registrare perché prima non lo avevo. Avevo un Roxio che sulla One non era compatibile. Quindi poi vi volevo dire che è uscito, non so se voi, per chi possiede l'HDPVR, se andate nella pagina Facebook della Upage, che vi metterò qua sopra in descrizione o sotto destra sinistra, dipende, potete partecipare alla beta tester perché hanno aggiunto una nuova opzione direttamente sul programma che voi scaricherete sul PC collegando il PC alla console e l'HDPVR, che potete registrare anche la webcam insieme, tutt'uno, cioè gameplay più webcam, così non dovete registrare il gameplay a parte e la webcam dall'altra, cioè questo qua fa tutto. Adesso io ho già provato a registrare qualcosina, vedrò poi com'è a fine video una volta che lo guardo, ho finito la registrazione, però nel mentre che registro vedo che l'audio mi arriva in ritardo rispetto al video. Adesso io non so se è il mio computer o solo una cosa di registrazione e poi dopo si risolve. Al massimo vediamo, vedo poi quando lo metto a posto, lo renderizzo con Sony Vegas se le cose combaciano. Poi per il resto anzi, è un prodotto validissimo per il costo che ha. È uno dei migliori che c'è in circolazione, infatti c'è la Gabbo, ce l'hanno tutti, io l'ho acquistato da loro per un buon prezzo soprattutto. E niente, faremo una partita multiplayer, così ne partiamo subito in classe C. Perfetto. Adesso andrò da lui, oggi è il 14, andrò da lui mercoledì per vedere qualche giochino, perché io compro tutto da lui, come la console e tutto il resto. Qualche giochino, sicuramente FIFA 14, perché ce l'hanno in tanti miei amici e non mi piace tanto, però ok, abbiamo accettato. Non mi piace tanto, però sai, magari con gli amici è tutto diverso. Allora, io voglio gareggiare con questo, è tanto il mio Subarino con questa. Allora vi faccio vedere che allora, aiuti alla guida non ne ho niente, né traiettoria, né ABS, né sterzo simulazione, controllo della trazione no, uso il cambio manuale con frizione perché io mi trovo benissimo dai tempi di Forza 4 quando avevo il volante, esattamente Logitech G27, che è un buon volante. E ancora per la One so che è uscito quello della Thrustmaster, ma io come prodotto so che è tutto plastica, cioè sinceramente non mi ispira, ecco. Magari aspetterò se riuscirà qualcosa di meglio o se uscirà un qualcosa che mi permetta di usare la mia postazione sulla One, quindi vediamo. Quindi niente aiuti, l'unica cosa che non metto sono i danni, perché comunque vabbè che qua non ci sono le collisioni, però è meglio non metterle. E niente, a me Forza 5 piace tanto,
L'unica cosa che non mi piacciono di questo gioco, che secondo me hanno sbagliato, poi può essere una mia opinione, spero che voi mi scriviate la vostra sotto nei commenti, il fatto che non ci sia più, non si possono vendere le macchine come si faceva prima, che ne so, la preparavi, gli facevi il gruppo vinile, tutto quanto, e la mettevi alle aste, ecco, esatto, non mi veniva il termine, alle aste, sai che tu la potevi vendere, insomma, non so, mettevi i crediti che volevi, insomma, invece qua non lo puoi fare, qua non la puoi vendere, se la vendi non prendi i soldi. E questo secondo me è una pecca di questo gioco. Poi la seconda riguarda gli assetti, intanto back online, gli assetti e anche, come si dice, il fatto dei gruppi vinili, cioè non te li puoi andare a cercare, non te li puoi andare a comprare come vuoi te, non puoi entrare nello specifico, questo secondo me è una cosa sbagliatissima. Comunque, allora, 5 giri e tra un poco iniziamo. Allora, qua vedo delle macchine abbastanza cazzute. No, ho capito un cazzo, ma comunque va bene. Non so di dove sei, ma comunque forza Germania. Yes, very good, very nice. Bye bye. 真人全是真人。 Boh, secondo me si è fumato la merca ieri questo qua. Perfetto ragazzi, siamo a Silverstone. Diciamo che qua ho scelto un assetto un pizzico più veloce con un po' meno tenuta, ecco, insomma. Allora, vediamo se... Ok. Perché alla fine comunque Silverstone, questi due piccoli rettilini che voi vedete, guarda che macchine cazzute che hanno questi qua, bastardi. Mi sa che ho fatto male la scelta. Perfetto ragazzi, siamo partiti. Ecco cosa mi dà fastidio. Le macchine invisibili veramente ti distraggono tanto. Cioè ti distraggono tanto perché comunque ti danno fastidio nel vedere la strada. Oh Madonna, che traverso. Dai, dai che li prendiamo qua. Li stiamo francobollati a questo pat pat. Metti la sesta però, Devil. Grandissima, grandissima, bella curva questa. Dai, dai che li possiamo prendere. C'è la quarta un po' fiappa, però vabbè, dai. Posizione non ci interessa, basta divertirci. Tanto vediamo che il Ferrari va a funghi. Speriamo che trova qualcosa di buono. Qua in precedenza avevo sbagliato a pigiare troppo sul freno.
Ne hanno di più di motore, ragazzi, ne hanno di più. Però va bene, dai. Proviamoci fino in fondo. Curva buona. Ora hanno tutte queste muscle car che sinceramente io faccio fatica a guidare, ragazzi, cioè sono abituato troppo col volante. Dai, spingi, maledetta. Forse dovrei fargli un po' più di motore. Comunque, scrivetemi quanti di voi usano il cambio manuale con frizione, perché secondo me ve lo consiglio. Magari fate fatica le prime volte, però si gioca veramente bene. Poi la macchina, cioè, la tiri quanto vuoi te, gli fai fare quello che vuoi te. Cambio automatico, assolutamente. Eh sì, ci vorrebbe un pizzico di motore, ragazzi. Dai, spingi. Stiamo già prendendo confidenza con la pista, ragazzi, dai. L'altro l'abbiamo dato un bel distacchino. Recuperata in tempo, ragazzi, madonna mia. Dai, forza, forza. Se ci aveva un pizzico di motore potevamo puntare a fare qualcosa di più, perché comunque siamo sempre lì, eh? Siamo sempre lì, ragazzi. Però dai, Woody, c'è lì, come cazzo ti chiami? Sì, secondo me gli ho dato troppa tenuta. Vabbè, quelle macchine lì, infatti, ne hanno tanto di motore, ma se vedete in curva ci devono dar giù pesante, nel frenare, che altrimenti le trovate dall'altra parte della pista. E vedete, noi nel misto, li recuperiamo tanto, però poi li perdiamo in rettilineo. Vedete? Eh sì. Però va bene, dai, divertiamoci, chi se ne frega. Allora. Dai, che se li fottiamo qua possiamo puntare a qualcosa. E dai, gli siamo arrivati dietro, pazienza. Vabbè, dai, ragazzi, ci abbiamo provato, è andata così. Comunque, fidatevi, giocate senza aiuti, giocate senza niente, perché gli aiuti ci possono stare nel momento in cui. Tanto guardate il mio driver, perché da battaglia, perfetto.
e nel momento in cui state imparando, poi dopo il resto tutto viene da sé. Ok, nuovo stemma Pro, perfetto, bellissimo. Ne so che tipo di giochi vi piacciono voi, lasciatemelo scritto, se possiamo fare qualcosa insieme, che ne so, qualche altro gioco. Non chiedetemelo su PC perché non posso al momento, non ho un PC adatto a fare queste cose. Perfetto, ho finito a livello 9. Bene. Tanto abbiamo raggiunto quasi. Come si dice, abbiamo raggiunto quasi il milione di soldi. Allora, vediamo un po'. Eh beh, giravamo abbastanza lenti dal primo, però quello là c'ha una onda. Vabbè, dai, oh, si può anche avere tutto.